One Podcast. Ciao a tutti, benvenuti alla decima puntata di Sound Alike. Decima e ultima. Almeno per questa prima stagione, anche perché Sound Alike ce ne sono sempre di nuovi, freschi, frizzanti che escono. Ce ne sono tanti, ce l'avete segnalati anche tantissimi. E quindi questa puntata, anziché un genere, diciamo così, di Sound Alike, anziché una categoria di scopiazzatura. Come avevamo previsto, permettimi Antonio, perché sì. Avevamo in mente di fare un'altra cosa, ma poi talmente tanti i vostri suggerimenti e la maggior parte di questi molto interessanti e ferrati. Sì, sì. Anziché fare una piccola appendice con le vostre segnalazioni, ci facciamo tutta la puntata. Ecco, così. E quindi c'è talmente tanta di quella carne al fuoco che direi di partire subito con la sigla, quindi Sound Alike. Che sarebbe? Questa l'ho già sentita. Assonanze, omaggi, ispirazioni e veri e propri plagi. Io sono Antonio Visca. Io sono Cristiano Macri. E questo è il nostro podcast. Sound Alike. Dicevamo, Antonio, sono state veramente tantissime le segnalazioni che ci sono arrivate e normale o per così dire normale che siano arrivate a te, che comunque avevi dato il tuo indirizzo Instagram qualche volta, ma Antonio Visca su Instagram, esatto, sono venuti a scovare addirittura a me che su Instagram non ci sono. Vabbè, ti hanno beccato su Facebook, sì, dai. Ma anche lì io sono uno che Facebook non lo usa e quindi comunque grazie per le segnalazioni. Alcune sono veramente state delle sorprese, nel senso che ovviamente ci avete scritto cose su cui magari stavamo già lavorando, su cui avevamo già messo gli occhi o le orecchie, ma in altri casi ci avete segnalato dei pezzi che c'erano completamente sfuggiti. Non è il caso della prima che ascoltiamo. Grazie ad Alessandro Beltrame che ce l'ha segnalata. Assolutamente, e ci dà lo spunto per farvela ascoltare. Noi in realtà l'avevamo tralasciata perché non sapevamo esattamente dove collocarla, se nei copia e incolla, se negli omaggi citazioni. Stiamo parlando di Ricordi di me di Antonello Venditti, che Alessandro dice essere, dal suo punto di vista, una citazione. Potrebbe essere. Non tutta la canzone, ma in particolar modo ci focalizziamo sulla solo di sax che contraddistingue il finale del pezzo di Venditti, questo qui. Che pezzo però questo qua di Venditti, ragazzi. Gran pezzo, era il 1988 e in qualche modo sicuramente Antonello Venditti si è rifatto a qualcos'altro. Di 10 anni prima, è questa cosa qua. Le note sono le stesse, stesse identiche. Io sono d'accordo con Alessandro Beltrame che dice è una citazione, dai, un omaggio. Può darsi, un omaggio. Al punto che noi eravamo confusi su dove piazzarla, era rimasta fuori, però questa avevamo pensato. Comunque grazie Alessandro. Grazie Alessandro. Lo stesso Alessandro, l'abbiamo fra detto cos'è? After the Love is Gone degli Wind of Fire, mi sa di no. L'hai fatto bene a dirlo. Sempre Alessandro, dicevo, ci ha dato un altro spunto molto interessante che invece c'era un po' sfuggito. Ci scrive: a mio avviso in Paracetamolo Calcutta nel riff cita in qualche modo i diversi motivi di Sparring Partner di Paolo Conte. Allora andiamocela a sentire questa Sparring Partner, perché io onestamente la conosco zero. Come... non sei fan di Paolo Conte? Come del resto tutta la discografia di Paolo Conte, sono ignorante, lo ammetto. Beh, in effetti ricorda, Dove la incaselliamo questa? Come la classifichiamo? Così su due piedi mi è difficile risponderti, perché sembrerebbe effettivamente un'assonanza o potrebbe essere anche una citazione. Quindi non copia e incolla, le note sono diverse? No, copia e incolla assolutamente no. Proviamo a suonarla al piano per vedere le similitudini fra queste due canzoni e una terza che mi sta venendo in mente adesso. Questa è Paolo Conte. Ok, invece Paracetamolo. Beh, la somiglianza è innegabile, dai. Assolutamente, le note sono praticamente le stesse, suonate in un ordine diverso. Naturalmente ho trasposto la tonalità delle due canzoni per renderla omogenea, così si poteva capire meglio la similitudine. Ma gli accordi che sono sotto sono gli stessi? Assolutamente gli stessi, al punto che mi ha rievocato, proprio mentre ascoltavo Sparring Partner, lo ammetto per la prima volta nella mia vita, una terza similitudine, che sarebbe questa qui. Anche questa, Senti il basso sotto che te lo evidenzio col piano. Quindi non la melodia principale, ma il basso che ci sta sotto. Invece Sparring Partner ci sta perfettamente. E ci sta anche Calcutta, ecco qua.
idee simili, corsi e ricorsi proprio nella musica. Sì, Sparring Partner di Paolo Conte del 1984. Invece Trouble dei Coldplay è uscita nel 2000, se non ricordo male, no? Era il loro primo album. E Paracetamolo nel 2018. Quindi sono passati più anni fra Paracetamolo e Coldplay, paradossalmente, che non fra i Coldplay e Paolo Conte. Sì, 16 anni nel primo caso, 18 nel secondo. Ci risulta difficile pensare che i Coldplay si siano ispirati a Paolo Conte, e invece è più semplice pensare che Calcutta l'abbia fatto con i Coldplay. Sì, anche se dovesse essere successo, comunque bravo Calcutta, perché poi il pezzo è fantastico. Passiamo alla vostra prossima segnalazione, in particolar modo questa simpaticissima di Erika Gigli. Cosa ha scritto? Ciao Antonio e Cristiano, mi meraviglio di come vi siete persi i clamorosi scoppiazzamenti di una band ormai estinta. Erika parla dei One Direction. Ah, ok. Ci segnala tre titoli, adesso andiamo ad ascoltarli insieme. Okay. State attenti perché è una cosa veramente divertente. Partiamo con il primo. What makes you beautiful? Oppure anche ta-na-na-na-na. 5 note, ma quelle 5 note sono veramente uguali a quelle di Summer Nights di Grease. Sì, sì, stesse note, stesso ritmo, stesso tempo. Andiamo avanti, grazie ad Erika, io sono nudo e crudo di One Direction, ho scoperto un mondo. No, ma dai, io invece questo ce l'avevo. Sentite quest'altra, il riferimento questa volta è un pochino più alto, un pochino più sopraffino, andiamo a scoprirlo insieme. Questa si intitola Best Song Ever. La migliore canzone di sempre. Forse si riferisce non alla loro stessa canzone, ma a quell'altra. Non questa. Perché noi ricorda molto. You. Baba O'Reilly, rispetto a What Makes You Beautiful e Summer Nights, qui le note sono completamente diverse, però secondo me l'omaggio è abbastanza chiaro. Sì, sì, note diverse, ma assonanza molto chiara. E poi c'è una terza, diciamo così, ispirazione One Direction che ci suggerisce Erika, che sarebbe questa qui. E questa è fantastica. Abbastanza dichiarata, dai. Penso proprio di sì. Non so se tutti conoscete questa canzone, ma questa è some sugar on me. Molto da concerto live. The Flappard. Sì, devo dire che in questo caso è proprio un omaggio, secondo me. Ma sono tutti omaggi, sono tutti secondo omaggi. Me, tutti e tre quelli che abbiamo sentito, cose abbastanza, voglio dire, evidenti. E devo dire che oltre ad essere un'usanza, fra virgolette, dei One Direction quando erano una band, è rimasto questo modo, diciamo così, di utilizzare le canzoni di grande successo del passato anche nelle carriere soliste di alcuni dei membri. Il riferimento di Antonio è a Harry Styles, alla sua carriera solista, è già stato pizzicato più di una volta nel prendere ispirazione qua e là. E anche il pezzo più recente, As It Was, ci ha ricordato almeno un paio di altre cose. Qua ad esempio io ci sento i Cure. Lo so, però io invece ci sento i Rooney con When Did Your Heart Go Missing. Ma che cos'è? Una di quelle canzoni che conosci solo tu. No, non è vero, è una canzone. Comunque, sentiteci quello che volete, sta di fatto che non ti sembra una canzone totalmente inedita, diciamo così. Passiamo al prossimo suggerimento, che è molto interessante perché mette a confronto due generi assolutamente contrastanti, almeno all'apparenza. Sì, ci ha scritto Enzo Siega, almeno questo è il nome su Instagram, e fra le varie segnalazioni, perché ci ha scritto diverse cose, dice che Summer 68 dei Pink Floyd assomiglia al successivo Fiume Sand Creek di De André. Andiamo a sentire, cominciamo dai Pink Floyd. Sicuramente non è il pezzo più famoso dei Pink Floyd. E quando abbiamo letto la segnalazione siamo un po' trasecolati, ma invece le cose sono queste. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Ed effettivamente l'assonanza c'è quando c'è. Due mondi così lontani confluiscono praticamente in uno solo. Dormivamo senza paura. Pezzo bellissimo di De André, questo, dopo il suo rapimento. Grazie Enzo per la segnalazione. Lo stesso Enzo ci ha segnalato altre cose, tra le varie uno di quelli che è stato forse il più segnalato da voi che ci avete scritto. È vero. Un pezzo di Phil Collins che andiamo a ripescare. Yeah.
questa in realtà non c'era sfuggita, eh? Era già in scaletta, Antonio, giusto? La romanticissima Groovy Kind of Love. Ma ce l'avete segnalata in tantissimi. Questa è una canzone scritta da Tony Wine e Carol Baeyesager per la colonna sonora del film Buster. Canzone che alla sua uscita ha subito ricordato, almeno qui da noi in Italia, un grande successo di qualche anno prima. Sei la mia chitarra, piange dolcemente. Stasera non è sera di vedere gente. Ricordo benissimo che se ne parlò parecchio quando uscì Buster, con Groovy Kind of Love di Phil Collins, di questa similitudine con Agnese di Ivan Graziani. Non ci fu qualche causa, qualche tribunale chiamato? No. Ma rimanemmo tutti a bocca aperta, anche perché difficilmente in Inghilterra conoscevano questa canzone. Però il fatto è che non sapevamo allora che tutto veniva fatto risalire ad un pezzo classico. Entrambi i pezzi, entrambe le canzoni, sia quella di Phil Collins che di Ivan Graziani, si rifanno a una sonatina di Clementi, che è questa qui. È un certo, diciamo, livello di somiglianza. No, diciamo pure che siamo allo sfioro del copia e incolla qui. Dici? Ecco perché ai tempi nessuno aveva detto nulla quando forse uscì sì. Groovy Kind of Love, che era sì molto molto simile ad Agnese, ma entrambe sono praticamente identiche a questa sonatina di Clementi. C'è un'altra curiosità, fra l'altro, con massimo rispetto ovviamente per Ivan Graziani e per la sua bellissima Agnese, c'è un'altra ispirazione, e in questo caso si trattava delle parole all'inizio della canzone. Se ti ricordi, Cristiano, un pezzo scritto da George Harrison per i Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Certo, nel White Album, Se la mia chitarra piange dolcemente. Esattamente le stesse parole. Quindi tutto un gioco di citazioni, ci eravamo già imbattuti in situazioni così. Altre segnalazioni che sono arrivate in queste settimane di Sound Alike, ad esempio, Peppe Vampi ci ha scritto di un'assonanza fra la canzone Ti taglio la gola di Vasco Rossi e Every Breath You Take dei Police. Dove la senti l'assonanza? Ma sai, ognuno poi ha la propria... Sente quello che vuole. No, sente quello che vuole, no, però la propria sensibilità, e magari può sentire una cosa piuttosto che un'altra. C'è un'altra segnalazione divertente, non posso dire il nome del... Lo dico lo stesso, Stefano Cazzaro, che forse per via del nome dice che ricorda Walk of Life dei Dire Straits, il ritornello dell'inno della Juve. Stiamo... Vabbè, ma dai, è divertente sta siamo cosa. Siamo nella fantassonanza. C'è un'altra cosa che ci hanno segnalato, Pax, e il nome mi sembra perfetto, Pace, Francesco Pax, dice che l'inno dell'Unione Sovietica ha ispirato, e questo è senz'altro vero, la canzone Go West che abbiamo fatto sentire qualche puntata fa. Questo invece ci sta. La Isla Bonita di Madonna, ci scrive Chiara Castagna, assomiglia alla sigla di Sailor Moon e il Cristallo del Cuore. Vagamente. In effetti un po' ci assomigliano. Quella. Ci sentivo anche molto di Anti-Hilo degli Ahio in quella canzone, ma anche lì sono percezioni soggettive. Sì, esatto. Simone Zanfardino, che salutiamo, ci ha segnalato One Word di Kelly Osbourne e Stop Dimentica di Tiziano Ferro. Sono tantissime le segnalazioni, veramente scusateci se non riusciamo a farle ascoltare tutte, ma dovremmo fare una puntata di 6 ore e non è questo, diciamo, il nostro intento. Però quello che vogliamo farvi ascoltare adesso è una cosina un pochino più terra a terra e sicuramente molto tangibile. Nel 1999 usciva questa canzone che poi ha avuto un successo devastante, firmata Cesare Cremonini. La canzone molto bella che si intitola Un giorno, migliore. Luna pop ai tempi, non sì, solo sì, Cesare. Sì. Cosa mi aspetto dal domani? Perché ascoltiamo questa canzone, Antonio? Perché un paio d'anni prima era uscita una canzone di una band che si chiama Ocean Color Scene. Ma chi sono? Ma non è importanza, sta di fatto che 2 anni prima che uscisse Giorno Migliore usciva Better Day. Uno dice, lo stesso titolo tradotto e chi se ne frega, d'accordo, ma sentite la canzone. Che suono orrendo. Ma sì, ma a parte il suono sembra un provinaccio. Ma le nostre. Sentiamo. Dai.
Sarà un caso? Non è solo il titolo qui, Dai. Quindi A Better Day, Un giorno migliore, e l'incipit della strofa praticamente è identico, sì, con le stesse note. Sì. E anche la stessa parola finale, tomorrow, domani. Vabbè, insomma, Andy82, Marika Rizzi e tutti quelli che ce l'hanno segnalata, che ce l'hanno in mente, grazie. In effetti era fra i nostri brogliacci, a un certo punto sarebbe forse venuta fuori, e quindi segnalazione, non so se magari c'è una storia dietro a questa ispirazione. Sarei curioso di saperlo, anche perché il pezzo è molto scuro, quindi come avesse fatto a sentirlo Cremonini, sì, per poi completamente dopo diventa completamente un'altra cosa. Proprio solo le prime note. Però la menzione speciale delle segnalazioni in questa puntata di Sound Alike va a Franco Dresda, che ci ha mandato un messaggio dicendo di ascoltare questa canzone. Già un po' sentita così, mi sembra. Mamma mia, se l'ho sentita. Ma anche le note di piano sotto. Queste notarelle sotto, eh sì. Sì. Ma cos'è sta cosa? Com'è possibile? Guarda, non lo so. All is quiet. A New Year's Day. Gary Moore 1987, evidentemente gli era rimasto in casa un disco degli U2 di qualche anno prima e ha detto proviamo a pescare da qui. Mamma, quanto è bella questa canzone, ne faccio una quasi identica. Ah beh, senza vergogna. Comunque sarebbero tantissime le segnalazioni da citare. Fammi salutare Francesca Allegri, che ci chiede se abbiamo sentito Supreme di Robbie Williams. Ovviamente sì, è in effetti un omaggio a Gloria Gaynor in questo caso. Assolutamente sì. Abbastanza dichiarato e affettuoso, direi. Sì, molto dichiarato, cioè proprio nei crediti. No, infatti, affettuoso in quel senso, che gli ha dato anche un qualcosina in cambio. Molto affettuoso, esatto. E molto dichiarato. Esatto. Chiudiamo questa puntata di Sound Alike dedicata ai vostri suggerimenti, in realtà con una dimenticanza. Beh, ne abbiamo fatte tante. Diverse, sì, però questa qui è abbastanza clamorosa. No, ma va detto che in ogni puntata, avendo 15, 16, 18 minuti quando siamo andati lunghi, non è che potevamo mettere tutto, quindi a volte alcune cose sono rimaste fuori. Tipo questa che ci è stata segnalata da Olli78, che ringraziamo, nella puntata dedicata alle canzoni costruite su altre, ci siamo clamorosamente dimenticati di questa. Sì, non c'è stata, dai. Introduzione inconfondibile. Eh beh, sì. Siamo a metà anni 90, no? Qui. 95, esattamente. Questa era stata fatta da Coolio per la colonna sonora di un film, se non ricordo male. Sì, sì, assolutamente. Michelle Pfeiffer, Pensieri pericolosi. Bravo, bravo, bravo. E questa è l'originale. Ah, certo. Non è nient'altro che un pezzo di Stevie Wonder, bellissimo, di un album splendido. Di una ventina d'anni prima. E ovviamente Stevie Wonder fa parte degli autori della canzone di Coolio, ma non solo, ha detto la sua anche sul testo, perché ha assolutamente negato l'autorizzazione a Coolio di usare volgarità. E quindi Coolio aveva scritto un testo e Stevie Wonder ha detto: se vuoi usare la mia canzone devi togliere le volgarità. E quindi questa è l'unica canzone di Coolio che nel suo testo non ha volgarità. Ho capito. Ma non solo, c'è anche una citazione, oltre a quella di Stevie Wonder, ancora più alta e ancora più antica, perché stiamo parlando del Salmo 23, della Bibbia ovviamente, ed è proprio la prima frase della canzone, As I walk through the valley of the shadow of death, che è, diciamo, la versione in inglese di se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me, eccetera eccetera. Ispirazioni altissime. Altissime, altissime. E avremmo concluso qui con la puntata e con tutto Sound Alike, però visto che nel corso di queste 10 puntate più easter egg ci avete spesso fatto notare, scritto, segnalato che vi sono piaciuti i giochini in cui mettiamo una canzone sull'altra con le performance di Cristiano, ve ne facciamo sentire una che non è di Cristiano. L'abbiamo trovata su internet, ma l'idea è quella e ci ha divertito al punto da volervela proporre. Sì, anche perché l'ha fatta più di un musicista. In questo caso si tratta di un ragazzo che si chiama Owen Denver. Le canzoni coinvolte sono due, molto diverse tra loro, sia per genere che per periodo, ma le riconoscerete entrambe subito. Going under in this time of year, there's no one to save me. Fatta benissimo, tra l'altro. Bravo. Questo è Luis Capaldi. Sì, certo. Someone You Loved, non serve dirlo. E poi diventa improvvisamente... qualcos'altro. Questo è Dragostea Dintei.
E qui di nuovo Luis Capaldi. E di nuovo i Duci. È davvero divertente. Sì, non siamo arrivati a tanto noi. No, anche perché questa voce così, che arriva così in alto e che prende le note così bene, è ovviamente particolare, dai, bravo. Mi ha dato dell'incompetente e dell'incapace. No, ma io, per carità, ci mancherebbe. Anzi, la sfida per la prossima stagione, se mai ci sarà, di Sound Alike, sarà di inventarci altri giochini come questo. Pensavo di imparare a cantare così bene. Mi chiedi l'impossibile. Che dire, grazie a tutti di averci seguito con tanto affetto fino qui. È stato molto bello. Al prossimo progetto. Ciao. Ciao ciao. Sound Like. Una produzione One Podcast.